L'altro punto importante di questi livelli che ho individuato è il livello politico e questo è molto importante per ciò che noi, per quanto riguarda la democrazia. Perché Mauro Bonaiuti dice, allora, quando parliamo di livello politico dobbiamo tenere presente queste caratteristiche, l'autonomia, la convivialità e la partecipazione. E quindi possiamo attraverso queste caratteristiche ridefinire un assetto politico e quindi dovremmo andare a individuare delle forme politiche partecipative, cioè quante volte l'avete sentito dire, no? Ma come si fa nella pratica? Lo sapete? Io ho una soluzione, perché sono andata a leggere Heide e lei dice... Le società matriarcali si basano sul consenso. La casa del clan è il modo di connessione, è il modo di connessione del processo decisionale sia a livello locale sia a livello regionale ed è spesso rappresentata da un delegato maschio all'interno, all'esterno. Quindi il maschio è delegato, ma le decisioni lo prende tutto il clan, uomini e donne. La politica rigorosa dei processi del consenso produce non solo l'eguaglianza di genere, ma uguaglianza nell'intera società e quindi sono, lei le chiama, società egualitarie di consenso. Allora, sulla questione del consenso, che non è il consenso quello di Silvio Berlusconi, ma è una metodologia e quindi addirittura una cultura del consenso, siccome per quanto mi riguarda, io ho un'esperienza profonda ed importante, che è quella di essere stata dentro la rete Lilliput per diversi anni. Questo gruppo informale a livello nazionale era dentro il movimento dei cosiddetti No Global, quindi 1999 mi sembra, Seattle e poi dopo Naomi Klein, eccetera, eccetera. Noi abbiamo sempre preso le decisioni con la metodologia del consenso, cioè nelle assemblee sia di 800 persone, sia di un gruppo di 100 o di 20 o di 50, noi utilizzavamo il consenso. Ci vuole un sacco di tempo, ok? Però qual è la cosa che ci suggeriscono le culture indigene di pace? Ci suggeriscono che bisogna lavorare in clan o in piccoli villaggi. Ora, noi non siamo né un clan né un villaggio, però possiamo modificare, per come possiamo, alcune istituzioni, possiamo modificare le nostre visioni e possiamo imparare che cos'è e come, quali sono gli strumenti e come si arriva al consenso. Uno dei miei formatori sul consenso dice che il consenso è sinonimo di pace, quindi rappresenta l'aspetto concreto della pace. Ma la differenza tra le società matriarcali e il consenso che ho vissuto io e che continuo a vivere perché faccio la formatrice sul consenso, anzi, sulle metodologie partecipative volte al consenso, è che spesso ho letto che arrivano alla decisione all'unanimità. Nei gruppi che facciamo noi o anche nel lavoro, diciamo dei formatori o anche dentro la rete Lilliput, non necessariamente arrivavamo all'accordo e al consenso unanime, cioè sono formule differenti, però la minoranza viene sempre considerata e non c'è più il vinci perdi utilizzando queste metodologie. Quindi anche qui abbiamo un'informazione interessante perché è come se ci fosse uno spostamento, uno sfasamento te temporale che ci dimostra che le società neolitiche, spesso persino le capanne erano in cerchio, alcune capanne dove dicono che si incontravano i saggi, anche in Sardegna ce ne sono ancora delle pietre, e probabilmente è il cerchio. E quindi la forma della
del livello politico e quindi, a mio avviso, è il consenso e questo tipo di metodologie. Ce lo suggeriscono sia le pietre, secondo me, sia le attuali società matriarcali.